Prepariamo panizza e palissette, una ricetta tipica della cucina povera genovese. Servono farina di ceci, acqua tiepida, sale e olio di semi per friggere. Aggiungiamo un po' di sale alla nostra farina di ceci e iniziamo a stemperare con l'acqua tiepida. Mescoliamo fino a far scomparire tutti i grumi. Lasciamo riposare la pastella 3 ore mescolando di tanto in tanto. E dopo le 3 ore di riposo passiamo alla cottura. Cuoceremo la panizza come se fosse una polenta. Aggiungo anche un goccio d'olio. Inumidiamo le ciotole con acqua fredda. La panissa è pronta quando inizia a staccarsi così dalle pareti. Adesso la lasciamo raffreddare almeno un'ora o meglio tutta la notte. La panissa è pronta, si può gustare così, tagliata e condita con olio extravergine di oliva oppure fritta. Sale. Mentre friggono ne assaggio un po'. Servitele nei coni di carta o nei cestini.